Al Poker Room Challenging è partito il side event da 300 di Omaha, abbiamo due tavoli. Vi spiego brevemente che cos'è l'Omaha. L'Omaha è una variante del poker, del Texas Hold'em. Si gioca con quattro carte personali invece di due. Il flop, il turn e il river sono identici. Si gioca una variante pot limit, a differenza del Texas che abbiamo il no limit. Andiamo a chiedere a qualche giocatore come sta andando il torneo. Germano, come sta andando il torneo? Ciao, beh, iniziamo da poco, il field è ancora ristretto ma agguerrito, insomma, ci sono bei giocatori, non è facilissimo, però ci stiamo divertendo. Sì, vedo che siete in pochi, però abbiamo Maurizio di là, che è un vecchio volpone dell'Omaha, come degli Santi, insomma, pochi ma buoni. Degli Santi al tavolo Omaha, chiediamo anche a lui come sta andando. Che ci fai qua? Pure all'Omaha mi giochi. Un vecchio amore. Ti piace? Un vecchio amore davvero, non lo giocavo da un po' di tempo. Che differenza c'è tra il Texas Hold'em e l'Omaha? Qual è, secondo te? Beh, penso siano alquanto diversi. C'è un livello di difficoltà un po' più ampio, ha più numeri, ha più statistica questo gioco, sì. Molto più tecnica. Andiamo anche a chiedere a Maurizio Bacci come sta andando il torneo. Maurizio, anche tu all'Omaha. Ciao. Sì, a me. A me piace il torneo di Omaha. Purtroppo non so per quale motivo in Italia se ne fanno sempre meno. E quando ci sono io voglio sempre partecipare. Anche avendo al tavolo il Paolo Greco che piange sempre, però. Ma bellissimo bene, gioco, sì. Peccato appunto, ancora poco conosciuto. Questo sarà il gioco del futuro. Anche secondo me.